ringrazio di cuore per questo invito. Io esordisco dichiarando cosa non sono. Io non sono una storica, sono con vecchia terminologia un insegnante di disegno. Mi occupo e mi piace occuparmi di forme di descrizione, interpretazione, comunicazione dell'architettura, della città, del paesaggio, per via visuale, per via, appunto per via grafica, per via visiva e nel contemporaneo ovviamente attraverso le tecnologie digitali. Il cuore del lavoro che vi presento oggi può essere sintetizzato in una semplice considerazione. Il nostro interesse in questo lavoro ha riguardato la possibilità di ampliare il più possibile il bacino di utenza della memoria storica di cui noi oggi stiamo parlando. Sono convinta e personalmente convinta, e mi interessa sempre sperimentarlo nel lavoro che faccio, che ci possa essere una sanissima contaminazione tra divulgazione e comunicazione scientifica, proprio nell'ottica di portare ad un pubblico il più vasto possibile una conoscenza seria di quello che è il nostro passato più o meno lontano. Il lavoro che vi mostro, che è stato fatto, è stato portato avanti di concerto con il comune di Folgaria in Trentino e con l'aeronautica militare, viene presentato in anteprima rispetto ad un'occasione pubblica che avrà luogo sabato 13 luglio a Folgaria e nel corso della quale appunto presenteremo la sintesi di un lavoro di ricerca che è iniziato, di studio e di comunicazione digitale, che è iniziato un anno e mezzo fa. Quindi anzitutto un ringraziamento all'amministrazione comunale, un ringraziamento all'aeronautica militare che sono stati i nostri supporter dal punto di vista del reperimento del materiale d'archivio e anche dell'interpretazione e dell'uso corretto delle fonti storiche. La base NATO di Passo Coe Montetoraro è una delle 12 basi missilistiche schierate nel nord-est Italia negli anni 60 e in particolare la base NATO di Passo Coe in Trentino e Montetoraro in provincia di Vicenza è stata attiva tra il 1966 e il 1977. Era affidata al 66esimo gruppo IT intercettori teleguidati sotto il comando diretto della prima aerobrigata di Padova. Questo lo schema, ecco, vado abbastanza rapidamente sugli aspetti storici, poi eventualmente possiamo tornare in fase di domande se sono stata troppo schematica. Questo lo schema planimetrico della base NATO nella sua interezza, come tutte le basi NATO in Alta Italia, come tutte le basi NATO, in realtà non solo in Alta Italia, dagli Stati Uniti a tutto lo schieramento che andava dalla Norvegia alla Turchia, la base NATO era composta da tre parti, era composta da un'area logistica a Tonezza del Cimone, sempre provincia di Vicenza, da una zona controllo, Montetoraro, 1900 metri di quota, in provincia di Vicenza, e da una zona di lancio, 1500 rotti metri d'altezza, in provincia di Trento. Noi ci siamo occupati in particolare della ricostruzione ideale della zona controllo, di cui oggi non esiste più assolutamente nulla, e della zona di lancio di cui oggi sopravvive con funzione museale solo una delle tre sezioni di lancio. Tra l'altro, essendo stata destinata a museo, ha una conformazione che non risponde pienamente alla consistenza della sezione di lancio tra il 66 e il 77. Quindi ha avuto un senso per noi, per l'amministrazione di Folgaria, per l'aeronautica, fare un lavoro di trasposizione visiva di ciò che c'era, di ciò che oggi non si può più vedere, proprio per poter rendere più efficace la conservazione di questa memoria.
l'area di cui stiamo parlando è questa. Ecco, noi non ci siamo occupati dell'area logistica, l'area logistica ha minore interesse, erano delle palazzine per uffici, mentre l'interesse che riguarda soprattutto il funzionamento del sistema d'arma, il rapporto tra edifici architettonici e sito, la conformazione dei terrapieni, i bunker, eccetera, eccetera. Tutto questo ovviamente aveva più interesse sia per quanto attiene l'area controllo di Monte Toraro, siamo qua, sia per quanto attiene l'area di lancio di Malgazzonta. Malgazzonta, tra l'altro, che è stata sede dell'eccidio nazista del 1944, questo è un territorio che copre i tre grandi momenti: la prima guerra mondiale col passaggio del fronte austro-ungarico, con Malgazzonta la seconda guerra mondiale e poi il periodo della guerra fredda. Ecco, la sezione di lancio era fatta di tre, l'area di lancio, scusate, siamo era fatta di tre sezioni. La sezione alfa è quella che oggi sopravvive con funzione museale, riconvertita a funzione museale, la sezione Bravo e la sezione Charlie, di cui oggi non esiste più assolutamente nulla. Questa è la veduta da Monte Toraro verso questa, che penso che si veda, qui avete tra l'altro un sistema di proiezione fantastico che dà ben conto delle immagini, questo mi fa particolarmente contenta. Ecco, questo che vedete è un laghetto artificiale, quale effettivamente vedete lì, che ricopre le sezioni Bravo e Charlie. Questo è un intervento che il comune di Folgaria ha affidato ai locali impianti di risalita per poter garantire l'innevamento delle piste invernali, ma con questo intervento è stata naturalizzata in modo, direi, egregio l'area, che oggi tra l'altro gode di una certa affluenza turistica. Uno dei motivi che ha portato l'amministrazione un anno e mezzo fa a chiederci una collaborazione culturale, perché stiamo parlando ovviamente di una collaborazione soltanto volontaristica e culturale, è stato che proprio loro hanno sentito un po' la necessità di sostenere questo progetto museale con un piano comunicativo che desse un po' ragione di questo sito al quale tengono molto. Un brevissimo inciso per spiegare il sistema Nike Hercules, ma da professore di disegno, se ci fosse uno dei militari che ci ha raccontato più volte come queste cose funzionano, io non dirò soltanto che cosa c'era nell'area di lancio e che cosa c'era nell'area controllo. Questo tra l'altro è uno schema riprodotto da uno dei pannelli che in questo momento sono visibili nell'hangar della sezione Alfa, hangar nel quale dal 13 luglio in poi dovrebbe essere anche visibile l'esito finale del nostro lavoro che vi presento in anteprima e in fase assolutamente prototipale alla fine di questo intervento. Allora, in buona sostanza, perché questo ci aiuta anche a capire quello che vedremo dopo, tutto il sistema dei radar e dei carri mobili era collocato nell'area controllo, quindi su in alta quota. Tra l'altro questa è la base NATO più alta d'Italia, che ha sofferto di condizioni anche di sopravvivenza molto difficili per i militari che stavano, e che comunque conservava il cuore del sistema d'arma. E quindi il LOPAR, questo, che era il radar, il primo ad entrare in funzione e quello destinato ad intercettare con il sistema IFF, Identification Friend and Foe, gli aerei nemici e amici, i due radar TTR e TRR, che rispettivamente mantenevano il collegamento con l'aereo nemico e ne rilevavano i valori di distanza, e l'MTR era invece il radar che controllava, che doveva traguardare visivamente l'area di lancio, e una volta selezionato il vettore, il missile, lo guidava fino al punto di intercetto. E il tutto gestito da computer che di fatto erano parecchi carri mobili
ai quali era affidato proprio il compito di gestire i dati che venivano dal sistema di intercettazione dell'aereo nemico e i dati che dovevano essere trasmessi e che anche arrivavano dall'MTR che invece governava il missile. Nell'area controllo, nell'area di lancio, quindi giù nelle tre sezioni di lancio, ciascuna delle quali era armata circa con 7-9 missili Nike Hercules, risiedeva soltanto il carro LCT di raccolta dati provenienti dall'area controllo, i missili, tre in rampa di lancio e in genere quattro o pochi più conservati nell'hangar, e il pannello di sezione conservato nel bunker per gli ultimi controlli. Non entro nei dettagli tecnici ovviamente della cosa. Il sistema Nike Hercules era un sistema bistadio, composto quindi da un booster per la spinta iniziale che si staccava dopo pochi secondi e poi dalla testa di guerra vera e propria riusciva a raggiungere fino ai 120 km di distanza. Ecco, questo il funzionamento complessivo. Il nostro lavoro di ricostruzione. Allora, l'area controllo, come tutta la base, è stata attiva dal 66 al 77. Alcuni documenti, pochi documenti, ci hanno permesso unitamente, no, qui di fatto i documenti unitamente alle testimonianze orali degli ex militari ci hanno permesso di ricostruire per simulare l'area controllo ad oggi a partire appunto da planimetrie dell'aeronautica militare quale quella che vediamo là e alcune immagini panoramiche, poche immagini panoramiche, molte delle quali di fatto attestano le condizioni difficili, soprattutto dei mesi invernali. Ecco, brevemente, l'area controllo aveva un corpo di guardia, una caserma, centrali elettriche e termiche, una vasca di raccolta acque che qui non è mappata, ma era in questa posizione, e poi l'intervano al quale si attaccavano i carri mobili che controllava, vedete, direttamente il sistema dei radar, gli MTR, l'OPER, eccetera. Questa è la situazione ad oggi. Un dettaglio dell'ortofotocarta ad oggi si possono, alcune tracce del terreno permettono di ricollocare gli edifici. Questa è la corrispondente veduta del modello 3D che noi abbiamo ricostruito e che poi abbiamo animato ai fini della produzione di un frammento del film documentario che andremo a vedere. Quindi abbiamo ricostruito tutti gli edifici che vedete qua, usando sostanzialmente, come vi dicevo, soltanto la documentazione storica, i sopralluoghi permettono di trattare, si dice, in post-produzione le immagini, cioè vengono costruiti i modelli digitali ricavando le misure, le informazioni sui materiali, dalle fotografie, dai disegni. Questi modelli digitali, per essere resi fotorealistici e per poter essere trasmessi in immagini cosiddette statiche, viste prospettiche, oppure in immagini dinamiche, cioè filmati, hanno bisogno di essere inserite in un contesto che simuli il contesto originario. Di fatto la morfologia di Monte Toraro è poco cambiata, hanno buttato giù tutto, però la morfologia del sito è rimasta, quindi non abbiamo avuto grosse difficoltà a ricostruire il modello del terreno con le curve di livello e ad usare le fotografie di sopralluogo ad oggi, quelle che vedete lì, vediamo altri due casi, per poter produrre delle immagini che parlassero da sé. Come vi dicevo, queste immagini, speriamo che vada. Tu dimmi se la faccio troppo lunga. Questo, ecco, le immagini possono essere immagini dinamiche, quindi la documentazione raccolta ha permesso di ricostruire all'interno i carri. Ora, in questo caso può sembrare un esercizio un po' accademico, perché di fatto giù nella sezione museale, ecco, è facile uscire da qua. Intanto vi faccio vedere il LOPAR, che era il primo ad entrare in funzione. Giù nella sezione museale
Alfa di adesso hanno trasportato tutte le apparecchiature elettroniche che sono riusciti a recuperare, proprio perché si è detto, anche se queste apparecchiature non erano nella sezione di lancio, posto che la sezione di lancio viene riallestita, noi mostriamo tutto. Quindi il carro mobile, di fatto, qualche carro mobile lo si può anche vedere. Sicuramente un Lopari in funzione, no. Ma il frammento di filmato che avete visto poi concorre ad un filmato più esteso, volto a ricostruire ciò che assolutamente mai più si vedrà, e quindi proprio il sistema di ingaggio e il funzionamento di tutto il sistema d'arma, con scopo ovviamente di mantenimento di una memoria, di un periodo molto come dire, difficile e denso. Ecco, salvaguardare la memoria, questo è ciò che oggi si vede del sito dove stava il traliccio che permetteva un riconoscimento a distanza di Monte Toraro. Quindi l'uso della rappresentazione digitale per salvaguardare una memoria che sicuramente riesce ad arrivare a più persone se trasmessa attraverso anche l'immagine. Pensiamo anche all'attività rivolta alle scuole, ma pensiamo anche anche alla consapevolezza degli abitanti che si rivedono fatti ed edifici che probabilmente al tempo in cui erano nemmeno sapevano bene come funzionassero, perché poi di fatto c'era anche perché poi c'è stata tutta la vicenda, i missili Nike e Hercules potevano essere armati con testate convenzionali e testate nucleari. Di fatto Base Tuono non è mai stata armata con testate nucleari, ma aleggiava comunque la preoccupazione. L'area di lancio, anche l'area di lancio, attiva dal 66 al 77, abbiamo lavorato sempre sulle planimetrie, sui piani regolatori, sulle planimetrie generali fornite dall'aeronautica militare. Abbiamo lavorato su alcune fotografie, le fotografie in inverno funzionano, ho visto stamattina un bellissimo LIDAR, funzionano quasi come il LIDAR, nel senso che si notano molto bene qua. Ecco, questa è la sezione Alfa che è rimasta, che è allestita, questa è la Bravo e questa è la Charlie. Tra l'altro la Bravo e la Alfa erano recintate e qui c'era la guardhouse predisposta per accogliere i militari americani nel caso in cui Bravo e Alfa fossero state armate con testate nucleari. La Charlie non è mai stata armata, a bunker, hangar, magazzini, tutto come le altre, non è mai stata armata, si dice per un difetto di progettazione. Pare che un ostacolo visivo, uno sperone di roccia tra Toraro e la Charlie ne impedisse di fatti il traguardo dai radar in quota. Questa invece che vedete in basso a destra è una delle ultimissime immagini scattate della naturalizzazione dell'area e quindi prima della demolizione. Anche qui c'erano le vasche di raccolta d'acqua. Questo è l'hangar della Bravo, questo è l'hangar della Charlie, qua in fondo la Alfa. Ecco, questa è veramente una delle ultimissime viste panoramiche scattate dell'area di lancio prima dell'intervento del nuovo intervento che l'ha fatta diventare questo. Oggi, se voi andate su 10 km dopo Folgaria, anzi intanto rinnovo l'invito per tutti, se avete un sabato nel quale fare una gita, il 13 di luglio ci si ritrova tutti là, insomma attraverso Maria Antonietta vi darò conferma. Questo è il sito com'è oggi, rimane soltanto la sezione Alfa, che comunque non è nell'assetto originario, proprio perché l'intenzione è quello di poter raccogliere nella sezione Alfa anche tutta una serie di attrezzature che altrimenti andrebbero distrutte. Mi diceva pochi giorni fa il vice sindaco che metteranno qui anche una torre di guardia che di fatto era solo nelle basi NATO predisposte per le testate nucleari, ma quella torre di guardia, se loro non se la fossero accaparrata, sarebbe andata distrutta. Quindi è un po' l'occasione per
il mantenimento di una memoria fisica, senza la quale non esiste mantenimento di memoria digitale o di memoria virtuale che si voglia. Rimane la sezione alfa, rimane il corpo di guardia. Questa è la ricostruzione che noi abbiamo, una veduta del modello abbastanza complesso, qui molto più complesso, che noi abbiamo ricostruito. È stato ovviamente non più complicato modellare il terreno, ma qui la modellazione del terreno è più efficace perché di fatto oggi non la si vede più. La modellazione dei terrapieni che circondavano ad esempio l'edificio per l'assemblaggio della testata di guerra, no? A protezione del terreno. Tutto questo oggi è, ecco, questa parte che sto indicando è completamente coperta dal laghetto artificiale. Gli strumenti che, di lavoro che abbiamo usato sono sempre, sempre quelli. Una gran quantità di fotografie di sopralluogo scattate pochi mesi prima della demolizione, alcune misure garantite dall'hangar, dal bunker, dal superstiti, dal piazzale di lancio, superstiti nella sezione alfa, e via via le tecniche digitali che ci sono servite appunto per ricreare proprio gli ambienti. Vi faccio notare anche il tentativo di riprodurre con accuratezza, e quindi senza inventarsi le cose, anche gli oggetti che stavano attorno. Tutto rigorosamente verde, laddove oggi di fatto le fotografie non testimoniano nemmeno il colore delle superfici in quanto degradate, tutto rigorosamente verde come di fatto erano tutte le basi NATO. Un inciso, questo lavoro, se dovesse essere tradotto in costi, costa in termini di mesi uomo, costa in termini di hardware, ma non più che tanto, perché un PC con un po' robusto gestisce tranquillamente i modelli. Abbiamo tentato di annullare i costi legati all'uso degli applicativi e legati all'uso del software. È stato fatto tutto quanto con applicativi di modellazione, renderizzazione, quindi motori di render, e applicativi di post-produzione immagine, quindi montaggio audiovisivo e post-produzione di immagini digitali, open source, quindi liberamente disponibili in rete, oppure con le versioni educational o con le versioni demo. Questa è una linea che da parecchi anni cerchiamo di mantenere, alla quale cerchiamo di mantenerci fedeli. Vado rapidamente in chiusura, con una carrellata di immagini. Non ho da aggiungere, mi sarò dimenticata tante cose, ma le rimandiamo a poi. Ecco, parte del nostro lavoro ha riguardato ovviamente il funzionamento del sistema d'arma. Era anche una delle richieste che ci sono state fatte espressamente sia dal comune sia dall'aeronautica militare, ovviamente per ottemperare agli obiettivi anche didattici di questo lavoro. Sì. Beh, sono operazioni. Ecco, oggi se andate a Base Tuono, ecco, Base Tuono era il nome in codice ovviamente della base NATO Passo Coe Monte Toraro. Oggi la sezione superstite, cioè il museo, ha preso quello stesso nome, quindi è noto come Museo Base Tuono di Folgaria. Come il tuo intervento è molto interessante, qualche minuto in più ce l'abbiamo, puoi andare avanti ancora quasi una quindicina di minuti. Oh, santa ma io voglio farvi vedere anche il film, perché, come dire, il mio mestiere dovrebbe essere quello di parlare con le immagini e meno con le parole. Questa è una delle ambizioni di chi fa il prof di disegno. Ecco, la ricostruzione appunto del sito, qui vediamo la sezione Bravo, la Charlie come vedete non è mai stata armata, tra l'altro potete notare che in tutta l'area di lancio non ci sono radar, ci sono soltanto, da qualche parte si vede forse un carro LCT, ma di fatto c'erano soltanto i missili, in genere tre in rampa di lancio e poi ricoverati dentro l'hangar. Vediamo ancora forse un filmato.
Questi sono brevi test che ci preparano poi al filmato conclusivo. Ecco, questa immagine ha un piccolo difetto, lo dico io, la parete del bunker è stata recentemente ritinteggiata di verde, non era così, era tutto quanto assolutamente verde, e questa è la simulazione del lancio. Questa è la vista da Bravo verso Alfa e dovrebbe anche simulare il bistadio, ecco il booster che si stacca e la testata di guerra che prosegue. Gli interventi, mi sono dimenticata qualche data, dopo 20 anni d'abbandono gli interventi sono iniziati nel 2010 e il Comune, poco per volta, con delle energie, con i fondi destinati esclusivamente alle opere fisiche, quindi nessun fondo destinato ad altro, è intervenuto per ripristinare, secondo le tecnologie degli anni 60, quindi hanno rimesso l'eraclit, eccetera, l'hangar, e hanno, della sezione Alfa, sono intervenuti sul bunker, hanno dovuto impermeabilizzarlo completamente. Allora, salvaguardare la memoria nel caso dell'area di lancio. L'area di lancio oggi è questa. Questa è una bella vista che mostra tutto quanto. Questo è l'MTR che stava su nell'area controllo. I carri mobili che stavano su, e da qualche parte qui si intravede appena appena questo pezzettino è l'OPAR. Quindi salvaguardare una memoria attraverso gli strumenti digitali che possa completare, integrare, appoggiarsi alla memoria fisica garantita da questa scelta che ha fatto il Comune, che è una scelta secondo me assolutamente, come dire, apprezzabile, meritevole. È stato un intervento di salvaguardia proprio di una memoria collettiva, ancor prima per chi quegli anni poi ce li aveva sulla porta di casa, per chi la base NATO l'aveva sulla porta di casa, e forse meno per chi li ha vissuti da distante. Ecco, allora, di concerto con l'amministrazione di Folgaria, noi vi presentiamo, è un prototipo, quindi ci perdonerete dei difettucci che si vedono, vi presentiamo il film documentario che verrà invece presentato al pubblico e poi che farà parte dell'allestimento permanente di Base Tuono a partire dal prossimo 13 luglio. Gli autori, ecco, prima di far partire, li vedete scritti lì, sono sei agli ultimi anni del corso di laurea in ingegneria edile e architettura di Trento, che devo dire hanno lavorato con una, che sono gli autori di tutte le modellazioni che avete visto e che hanno lavorato con una passione notevole. Non c'è audio. Peccato. Perché non è un film muto. Ecco.